Bengodi. Mi pare la prova più evidente del fatto che quando arrivano al potere, invece di cancellare il lavoro sporco del centrodestra, si limitano ad approfittarne e a utilizzarlo. Infatti la legge Alfano, detta Bavaglio, è figlia legittima e naturale della legge Mastella. Berlusconi l'ha detto ieri, tra le tante balle che racconta, ieri ha detto una verità, e quando il centro-sinistra consente a Berlusconi di dire una verità e di fare bella figura, dovrebbe fare carachiri, dovrebbero vergognarsi di avergli consentito dopo tanti anni di dire una cosa vera e di fare bella figura. E cosa ha detto Berlusconi? Ha detto: la nostra legge è sacrosanta, tant'è che il centro-sinistra l'aveva fatta uguale. È vero, anzi, meno male che non se ne è accorto, ma la legge Mastella era peggio della legge Alfano per quanto riguarda il Bavaglio e i giornali, perché la legge Mastella vietava ai giornalisti non solo di fare alcun riferimento o accenno a intercettazioni telefoniche, ma pure di fare qualunque riferimento o accenno anche a qualsiasi atto di indagine che non poteva essere raccontato nemmeno per riassunto. La legge Alfano è blackout totale sulle intercettazioni, esattamente come la Mastella. Ma per quanto riguarda gli atti delle indagini, quelli che non sono segreti ovviamente, vieta di pubblicarli nel testo, ma consente di farne il riassunto. Mentre la Mastella manco riassunto, prevedeva la galera anche per chi riassumeva atti di indagine non più segreti. Quindi la Mastella era peggio della legge Alfano. Ricordate i scioperi della Federazione della Stampa? Ricordate che Repubblica abbia fatto la campagna dei post-it gialli? Perché non le hanno fatte all'epoca? Perché purtroppo in Italia c'è un centro-sinistra, che è quello che vediamo, e c'è una stampa al seguito del centro-sinistra che non valuta le leggi per quello che contengono, ma le valuta in base a chi le propone. Se le propone il centro-sinistra, zitti perché sono amici; se le propone il centro-destra, urliamo, scateniamo Saviano, scateniamo i post-it gialli, facciamo casino in piazza, facciamo lo sciopero dei giornali. Eppure la legge Mastella è stata approvata alla Camera nel maggio del 2007 e non c'è stato su 630 deputati un solo deputato che abbia avuto il coraggio di votare no. Su 630 nemmeno uno ha votato no. L'unico alibi che si può dare ad alcuni di quelli che hanno votato sì è che non avevano la più pallida idea di quello che stavano votando, perché fu un blitz non preceduto da alcun dibattito sui giornali. Io lo scoprii quel giorno quando mi telefonò Roberto Zaccaria, ex presidente della RAI, mi disse: guarda, io sono uscito dall'aula perché ho scoperto che mettevano in votazione una legge incredibile, e mi raccontò la legge, e lui si astenne, e si astennero come lui altri 8 parlamentari del centro-sinistra che, essendo giornalisti o costituzionalisti come lui, avevano immediatamente capito la gravità di quello che stava succedendo. Destra, sinistra e centro, tutti favorevoli. Nessuno sciopero, nessun post-it giallo, nessun Saviano, nessun appello all'ONU, ai caschi blu, e come invece stanno facendo adesso. Ed è giusto quello che si sta facendo adesso. Era sbagliato quello che si faceva allora. Ma perché lo si faceva allora? Lo si faceva perché purtroppo in Parlamento c'è un idem sentire che accomuna destra e sinistra contro quei ficcanaso dei magistrati e dei giornalisti che vogliono addirittura raccontare alla gente quello che fanno loro signori, e se poi la gente lo viene a sapere, la gente si incazza. Quindi è meglio chiudere tutto: porte, finestre, orecchie, occhi, bocche, tutto. Questa è la filosofia. Per cui Berlusconi ieri ha potuto dire: ma se la sinistra l'aveva fatto uguale, e qual è la risposta del centro-sinistra? La risposta del centro-sinistra potrebbe essere: beh, ma noi non siamo più quelli del 2007. Sarebbe un'ottima risposta. Perché non la possono dare? Perché sono esattamente quelli del 2007.
Nel frattempo hanno perso una trentina di elezioni e quindi si sono compiaciuti e si sono premiati, si sono autoconfermati ai loro posti di combattimento. Gli attuali dirigenti del PD hanno votato tutti quanti alla Camera nel 2007 la legge Mastella. L'altro giorno erano in piazza Navona a farsi belli contro la legge Alfano. E non so se avete visto, abbiamo messo sul sito del Fatto Quotidiano, Fassino è stato scamato da un gruppo di ragazzi del movimento delle Agende Rosse e hanno detto: dove ci fa qua Amorevole Fassino? Ma mi guardi gli stessi l'altra volta, era deputato lei, sì. Scappato dopo averli mandati a stendere. Ecco, questo è il nostro problema. Il nostro problema è che il bavaglio è molto più esteso di questa legge, è diventato una cultura politica trasversale, è diventato una cultura istituzionale, è diventato un modo di pensare, un modo di agire. Non so più quante volte ho sentito chiedere punizioni contro Anno Zero da esponenti del centro-sinistra. Anno Zero è bipartisan da questo punto di vista perché va in onda da 4 anni, i primi 2 c'era il governo di centro-sinistra, i secondi 2 c'era il governo di centro-destra, c'erano rotti coglioni alla pari per 4 anni. Quindi la tragedia è proprio questo, che il bavaglio si è fatto cultura dominante, istituzionale, e perché qualcuno ne possa credibilmente uscire e possa credibilmente organizzare un'opposizione, ci vorrebbe un personale politico nuovo che al momento non si intravede. Però è un momento interessante, è un momento molto interessante. Non si può dire che in Italia non cambia niente, ecco perché negli ultimi mesi si vedono molte avvisaglie nuove, il fatto stesso che Fini si stia smarcando in maniera forse irreversibile non è dovuto al fatto che improvvisamente ha avuto una iniezione di coraggio o ha mangiato una bistecca di tigre, come diceva Montanelli, semplicemente ha subodorato che nell'elettorato di centrodestra molti sono incazzati neri e per fortuna, dopo aver a lungo oscillato, inizialmente Fini sbagliava tutto, si smarcava da Berlusconi su temi molto importanti come la fecondazione eterologa, come i diritti dei diversi, come altre battaglie che sono sacrosante ma che a destra non hanno nessuna presa, mentre invece latitava sui problemi della legalità, che sono temi sui quali la destra ha una tradizione ormai sepolta da Berlusconi, però chi se la ricorda, c'è una tradizione legalitaria della destra, come tutto il mondo del resto. È la destra che difende la legge e l'ordine e la sinistra è quella che li scardina, questo dovrebbe essere il giochino, invece da noi è esattamente, cioè no, vabbè, da noi la destra è quello che è. Quindi Fini sta rompendo proprio sui temi della legalità, che essendo esattamente i temi che costituiscono la ragione sociale dell'impegno politico di Berlusconi, vanno immediatamente a impattare. Finché Fini difende i diritti degli immigrati o l'eterologa o i gay o cose del genere, Berlusconi ne frega assolutamente niente. Ma se Fini rompe sulle intercettazioni o sul nuovo lodo Alfano ennesimo o cose del genere, succede il finimondo. Quindi sappiamo benissimo dov'è che la rottura diventa insanabile, il resto sono cazzate. Fini può criticare tutto quello che gli pare, l'importante è che non entri nei temi tabù, giustizia e televisione, ed è entrato esattamente su tutti e due i temi nell'ultimo periodo, giustizia e informazione. Quindi perché lo fa? Perché ha capito che nel centrodestra c'è qualcuno che dopo 16 anni sta cominciando a domandarsi, dice: ma non è che ci conviene avere un leader che non abbia dei processi, per esempio, e che non abbia delle televisioni, per cui magari ogni tanto nei ritagli di tempo può anche occuparsi degli affari nostri anziché soltanto dei cazzi suoi, no? Perché questo si sente dire sempre più spesso anche dagli elettori di centrodestra. Non è che un elettore di centrodestra sia felice quando sente Dell'Utri elogiare Vittorio Mangano come un eroe.